Buonasera ragazzi e ben ritornati sul mio canale YouTube. Sono molto contenta di essere tornata dopo un periodo di pausa che mi è servito per raggruppare un pochino di idee. Oggi parliamo di trench, e cioè di un capo che è fondamentale nell'armadio di qualsiasi persona. Prima di procedere nel video, per chi non fosse mai stato su questo canale, io mi chiamo Camilla, benvenuti, spero che se vi piacciono i miei video decidiate di non soltanto rimanere, ma di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche, e non dimenticatevi di lasciarmi un like e anche un commento sotto a questo video per farmi sapere se vi è piaciuto o meno. Su questo canale trattiamo fondamentalmente tre tematiche: la moda, lo skincare e il make-up. Tutto quanto dal punto di vista di noi ragazze che abbiamo un lavoro, che siamo sempre di corsa e che vogliamo cose semplici ma molto d'impatto su tutte e tre le categorie: skincare, make-up e moda. Detto questo, non indugiamo oltre e via con il video. Allora ragazzi, vi ho detto che parleremo di trench, non parleremo di un trench soltanto, ma parleremo di due trench. Uno molto classico e l'altro un po' più, come posso dire, un po' più estroso, ma non meno fondamentale. Allora, il primo trench di cui vi voglio parlare è il classico trench di Burberry's. Non vi preoccupate perché poi lo vedrete indosso. Allora, per quale motivo io credo che sia uno degli investimenti fondamentali da fare all'interno di qualsiasi guardaroba, qualsiasi sia il vostro stile, ed è importante prenderlo. Adesso non voglio dire che dovete prenderlo per forza di Burberry's, anche se io lo consiglio vivamente, ma comunque che bisogna prenderlo di una qualità elevata. Perché? Perché innanzitutto è un classico, cioè è uno di quei capi che non soltanto è in giro dall'era dei tempi, pensate soltanto, piccola curiosità a livello storico, che questo capo è stato praticamente inventato, il tessuto di cui è attualmente composto, nel 1800 e è stato brevettato intorno ai primi anni del 900, ed era usato per fare i cappotti dei soldati britannici che andavano a combattere nella prima guerra mondiale. Quindi ha una storia pazzesca, e è stato proprio creato, quindi, questo capo per essere durevole. Quindi storia e proprio eredità importantissima, capo che è in giro dall'era dei secoli, che non smetterà mai di andare di moda, che è un termine che a me non piace tanto, ma per farvi capire che non è un capo trendy. E quindi se fate un investimento di questo tipo, non soltanto state acquistando una qualità che non ha eguali, ma state acquistando anche un capo che metterete per sempre. Allora, già per questo io giustificherei l'investimento su un capo iconico come quello di Burberry's. Ma non basta, perché non soltanto è un classico senza tempo, cioè che metterete veramente per tutta la vita a prescindere dalle mode del momento, ma è un capo transstagionale, come a me piace chiamarlo, nel senso che in base agli strati che abbinate al trench, il trench andrà benissimo d'inverno, d'autunno e anche in primavera, anche primavera inoltrata. Ovviamente non lo metterete d'estate quando qui in Italia fanno 40 gradi all'ombra, ma magari anche d'estate, se c'è, che ne so, un giorno in cui fa freddino, in cui c'è una pioggia molto forte, come capita, quello vi tornerà molto utile. E non basta, quindi non è soltanto anche trans stagionale, ma è anche molto versatile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non ha uno stile di riferimento. Potete, in base a come lo indossate e ai capi che ci abbinate, potete renderlo casual, potete renderlo molto formale, potete indossarlo per andare ad una festa, ovviamente con il piccolo disclaimer: quando riprenderà la vita normale, che ormai abbiamo capito che è così, insomma potete veramente
farne lo styling che volete voi. E non so se ve l'ho già detto prima, ma in questo video, mentre io parlo, vi inserirò dei cutaways in cui vi faccio vedere tre modi diversi di farne lo styling. Però ecco, ci tenevo veramente a sottolineare questi tre aspetti: la classicità del capo con tutta la storia di riferimento, la transstagionalità e la versatilità nel modo di indossarlo, per spiegarvi per quale motivo io ho deciso di fare questo investimento e per quale motivo io lo consiglierei vivamente anche a ciascuno di voi che state guardando. Detto questo, passiamo ad esaminare come fare lo styling di questo capo meraviglioso. Primo look a cui ho deciso di abbinare il trench, cosa che magari uno non si aspetta, è un look cosiddetto sporty, cioè il look che uno associa ad andare in palestra, comunque veramente sportivo. Poi ovviamente, ripeto, vedrete tutto quanto meglio mentre io parlo nelle clip separate, però ho deciso di abbinarlo semplicemente ad una maglietta t-shirt della Levi's, molto semplice, e poi questi pantaloni, questi che si chiamano sul sito di H&M dei joggers, proprio pantaloni da corsa, color grigio. Ripeto, è una combinazione che uno non si aspetta, perché di solito un capo di questo tipo uno non se lo aspetta abbinato in maniera così casual, però vi assicuro che è un modo per elevare questo tipo di outfit. Mettete che dovete andare a fare la spesa, per esempio, e non vi va magari di andare in maniera trasandata, oppure look molto figo per andare a fare un po' di shopping, no? Quando uno deve essere comoda, ma allo stesso tempo volete darvi, no, un tono più elegante e comunque raffinato, sopra la vostra tuta basta mettere questo trench meraviglioso e darà tutto quanto un altro tono al vostro outfit. Qual è il segreto in questi casi? Sono gli accessori che indossate, cioè anche quando si indossano le tute al di fuori del loro contesto, quindi non per andare in palestra ma per uscire, il trucco sta nel accessoriare la tuta nel modo giusto, cioè per far, come posso dire, per elevare un pochino la tuta. Quindi, come potete vedere, io in questo caso ci ho abbinato, molto semplice, basta poco, dei piccoli orecchini con i diamanti, una piccola collana molto delicata, tutto quanto in oro bianco o argento, qualche anellino, e poi il tocco finale, che secondo me fa la differenza, è fare la stratificazione di qualche catena più pesante, come per esempio questa qui, che è molto lunga, ma io voglio che arrivi sopra a quest'altra, quindi molto semplicemente, vediamo se ce la faccio, la accorcio. Ovviamente il bello di queste catene, se riuscissi a infilarla, è che potete creare la lunghezza che più vi piace. Olè. E voilà, siete sportive ma siete anche molto eleganti con il trench. Altra cosa che dà a questo look un po' sporty tutto un altro tono sono un bel paio di occhiali da sole belli importanti. Questi qui sono della collezione di The Attico, che è tra l'altro un brand italiano molto bello, fondato da due italiane, ve lo lascio giù nella descrizione, ed è una collaborazione, questo paio di occhiali in particolare, con Linda Farrow, che è una designer inglese di occhiali da sole. Questi sono bellissimi, con tartarugati, e poi vedete il simbolo di The Attico, fichissimi. E poi l'altra cosa che sicuramente darà al vostro outfit sportivo un altro tono è una bella borsa. Allora, io ho scelto della mia collezione questo zainetto, che adesso è piegato, non so se lo riconoscete, questo qui è un Longchamp, che a me piace tantissimo perché, oltre a essere molto capiente come zainetto, è anche molto pratico e
nonché occupa pochissimo spazio nell'armadio perché vedete come lo potete piegare proprio a sottiletta, e mi piace anche molto questo colore perché sta bene con la mia maglietta. E voilà, direi che il look sportivo è sportivo ma raffinato ed elegante è completato. Passiamo al prossimo. Ok, ovviamente non poteva mancare in questa piccola, diciamo, edit, non poteva mancare un look per andare al lavoro. Il trench di Burberry's è un classico in questo senso, e praticamente diventerà parte della vostra uniforme. Cosa abbinarci? Allora, facilissimo, io direi una bella camicia semplicissima, questa qui è di H&M in cotone, per questo che mi è piaciuta un sacco, magari con qualche dettaglio impreziosito come per esempio le maniche e il colletto, un po' più formale, no? Per andare al lavoro. Poi ovviamente ognuno, a seconda del proprio contesto lavorativo, potrà aggiustare in un senso o in un altro il proprio abbigliamento. Io sto facendo il caso che sia un luogo abbastanza formale, quindi non potrete mai andare storti con una bella camicia bianca e un bel paio di pantaloni smart come questi qui. Questi sono sempre di H&M. Io vivo anche nel mio di lavoro, quando io vado in ufficio utilizzo sempre questi qui da quando li ho comprati, e arrivano più o meno fino alla caviglia. Il pezzo forte a dare manforte al vostro trench saranno un po' anche qui gli accessori. Adesso, a livello di gioielli, io terrei il tutto quanto molto semplice. Per esempio, toglierei, sempre ripeto a seconda del vostro contesto, ma toglierei questa perché potrebbe essere un po' eccessivo, e mi doterei di una bella borsa, bella capiente per andare al lavoro. Anche qui torna molto, diciamo, sta molto bene questa tote di Longchamp in questo colore proprio blu notte che io adoro alla follia, e può sembrare piccola così vista da qui, ma in realtà calcolate che è una cosa, c'entra tutto qui dentro: la mia boccetta, la bottiglia d'acqua, il mio portafoglio gigante, tutti quanti i miei trucchi, eccetera eccetera, c'entra tutto. Ed è anche molto comoda perché la potete semplicemente portare così o così, perfetta per il lavoro, molto elegante. E il tocco di classe, secondo me, sta nel magari abbinarci un paio di scarpe. Queste sono perfette per l'ufficio perché sono super comode, ma anche, se vogliamo, un po' formali, no? Con la forma molto maschile. E il tocco di classe sono i lacci che fanno pandan con la vostra borsa. Questo, tra l'altro, è anche un look che potete molto facilmente transitare dall'ufficio e quindi dal giorno alla sera, sempre quando riprenderemo la nostra vita normale. Come fare? Cambiate le scarpe, invece delle scarpe che vi ho appena fatto vedere, potete prendere un bel tacco, questo è molto strutturato e sono di Mango, e magari cambiare il top. Se non volete cambiare il top, è molto facile fare lo styling della camicia diverso, semplicemente magari anche facendo un nodo alla vita, scoprendo magari un pochino di pancia se è estate. Oppure l'altro trucco è quello di incrociare i lembi della camicia, così che sembri una camicia diversa praticamente, con effetto strutturato. Terzo e ultimo look che facciamo con il trench di Burberry's sarà un look un po' molto casual, da weekend, possibilmente anche un look da primo appuntamento. E ho deciso di osare un pochino di più con i colori, che è una cosa che a me piace fare tantissimo. Quindi ho pensato di fare un abbinamento con questa camicia in cotone di questo giallo limone un po' pallido, che, tra parentesi, sta benissimo alle ragazze che come me sono un inverno in armocromia,
PS, se non avete visto il mio video sulla mia esperienza della mia seduta di armocromia, vi lascio da qualche parte il link al video. Quindi, camicia, questa è una camicia di Zara, della nuova collezione, quindi la trovate ancora sullo store, è crop e ha questi dettagli con i lacci che si annodano intorno alla vita, quindi impreziosiscono un po' il look e danno una nuova vita, no, al concetto di camicia, cosa che io adoro, e ho pensato di fare un abbinamento molto molto semplice con un bel paio di pantaloni. Questi sono a vita alta, avvitati, quindi che stanno molto bene con il top un pochino più crop, quindi un po' più corto, e poi hanno questo orlo così un po' scampanato. Questi sono di End Other Stories della scorsa stagione, ma sono sicura che troverete qualcosa di simile se già non lo avete nel vostro armadio, anche perché questi sono veramente un capo fondamentale. Penso che chiunque abbia qualcosa di simile nel proprio armadio. E poi a livello di accessori il tocco, diciamo, secondo me fighissimo sono le scarpe. Io avevo comprato su Net-a-Porter l'anno scorso queste meravigliose espadrillas di Castaner in questo color giallo, che manca a farla apposta, è uguale al giallo della camicia, che si annodano alla caviglia. Quindi, siccome il pantalone arriva fino alla caviglia, si noteranno benissimo le scarpe e il pandan con la vostra camicia giallo pallido. A completare questo outfit, molto semplice, basta una borsa a tracolla. La tracolla sta dentro, questa è vintage, è un tesoro nella mia collezione, questa è vintage di Gucci che mi ha regalato mia nonna, quindi praticamente ci avrà, non so, 40-50 anni questa borsa, no, forse 30-40, ma sicuramente non meno di 30, di Gucci, vintage, molto molto semplice, design super minimal, perché secondo me i colori dell'outfit già parlano da sé. E poi a livello d'accessori non complicherei più di tanto in questo contesto, anche se si potrebbe fare qualcosa di più, ma in questo contesto non complicherei ancora di più il look. Aggiungerei però soltanto un bel paio di occhiali da sole. Ups, no, ho preso quelli sbagliati. Stavo prendendo sempre quelli di Attico, ma prendiamo questi qui di Kaleos, che secondo me ci stanno divinamente. Allora, non so se riuscite a vedere il dettaglio della stanghetta. Me li metto così riuscite a vederli bene. Olè. E sono fantastici. Ovviamente aggiungo questo: non è detto che voi abbiate questa predilezione che ho io per il colore, ma in realtà la struttura del look e come abbinarlo al trench rimane. Quindi invece della camicia gialla potrebbe essere semplicemente una camicia bianca, un toppino crop, magari con le maniche a sbuffo, qualsiasi cosa, le espadrillas invece che essere gialle potrebbero essere qualsiasi colore che più vi piace a voi, compreso bianco, nero, qualsiasi cosa. Ma la struttura del look, molto fresco, molto casual, rimane sempre la stessa. La chiave, soprattutto, secondo me sempre, è sempre una mia opinione, se andate a un primo appuntamento, la chiave è quella di sembrare che non ci avete pensato più di tanto, ecco, sembrare, in inglese si dice molto effortless, cioè senza alcuno sforzo. Dopo aver esplorato un po' le possibilità che avete con il trench di Burberry's, io non potevo non parlare di un altro trench che secondo me è un classico, ma in modo molto diverso rispetto al trench, quello di Burberry's, ed è il trench di pelle. Boom! Allora, questo non solo, innanzitutto partiamo col dire che è pelle, non è vera pelle, è pelle vegana e quindi è cruelty free, cosa che per me è molto importante. E non è pelle semplice perché è pelle, come potete vedere, lucida. In inglese, non so come si dice in italiano, ma in inglese si dice patent leather. Allora, lo rimetto su perché mi si stacca un braccio, è molto pesante. Allora,
Diciamo che io adoro questo capo, mi sono fatta un po' di domande per spiegare anche a voi il tipo di capo a cui stiamo facendo riferimento. È un classico? Sì, cioè in tutte quante le collezioni di moda, soprattutto quelle primaverili ma anche quelle autunnali e anche invernali, vedrete sempre un capo di questo tipo di pelle. Quindi è un capo che non soltanto è in giro da secoli, ma che non passerà mai di moda, quindi sicuramente è un classico. Ma è per tutti? No. Cioè, questo tipo di capo qui, soprattutto se lo scegliete come l'ho scelto io, di questa pelle lucida, è un capo che non vola inosservato, che non va inosservato. Quindi è per quelle persone a cui piace non passare inosservate, a cui piace fare chiasso con i propri capi. Non è sicuramente per chi ha uno stile in chiave molto molto più, come posso dire, meno chiassosa, ecco. Poi, altra domanda che mi sono posta. È versatile? Probabilmente non più di tanto, soprattutto se paragonato al trench di Burberry's, cioè invece se lo paragoniamo, ecco, un attimo di lapsus, al trench di Burberry's, in cui vi ho fatto vedere un sacchissimo di modi completamente diversi per portare il trench, questo tipo di capo di certo io personalmente non lo indosserei per andare a fare la spesa, anche se probabilmente a un certo punto la moda si inventerà un modo del genere per portare il trench di pelle, però ecco, sicuramente io non lo indosserei in questi contesti molto più, diciamo, quotidiani, e poi anche nel farne lo styling. Io personalmente penso che bisogna essere un po' più attenti, perché a me personalmente non dispiace il look alla Trinity di Matrix, anzi spesso lo faccio, ci sono, mi sa, qualche foto in cui l'ho indossato in quel modo, però perché a me non dispiace quel tipo di stile, ma ovviamente non a tutti piace quel look, e allora per indossarlo senza fare riferimenti, no, al film, bisogna indossarlo in maniera molto semplice, cioè con capi veramente veramente super basic. Io come lo abbinerei, come l'ho abbinato tra l'altro, con un semplice paio di jeans. Può essere veramente il paio di jeans che più preferite, questi sono di A Gold, presi dalla Rinascente qui a Roma, miglior paio di jeans di sempre, e sono un po' slouchy, quindi sono un po' con la gamba larga. Ci ho fatto io l'orlo così, ma non l'ho neanche cucito in maniera tale che lo posso srotolare e riarrotolare a seconda delle mie esigenze, e una semplicissima maglietta a t-shirt bianca, super semplice, magari annodata in vita. A livello di scarpe ho pensato di utilizzare un piccolo paio di décolleté con un tacco molto basso, nere, semplicissime, e poi come accessori, veramente da rimanere super super semplici, una piccola borsettina, questa ha anche la tracolla con effetto coccodrillo, ovviamente non è vero coccodrillo, in questo colore a contrasto, così tanto per dare un po' di interesse all'outfit. A livello di occhiali, che come avete capito a me piacciono non tanto di più, avrei tanto voluto avere un bel paio di occhiali che ho visto tra l'altro di Dolce & Gabbana a gatto, che secondo me ci sarebbero stati alla perfezione con questo outfit, ma non li ho potuto comprare per adesso ovviamente, ma presto lo farò. Quando mi arriva lo stipendio, se mi arriva lo stipendio, chi lo sa, boh. Vi volevo soltanto far vedere le scarpine, queste qui sono di Michael Kors, hanno questo tacco abbastanza non troppo alto, così lo potete mettere anche magari per andare a fare due passi, sono super comode, io stessa l'ho indossate tantissimo queste. E l'altra cosa, per completare un po' il discorso su questo trench di pelle,
Io personalmente, se volete diciamo farne lo styling e senza usare troppo, io mi atterrei ad una palette molto neutrale, quindi beige, bianco, nero, bianco e nero. Il beige, secondo me non è che ci sta molto bene, ma si potrebbe anche usare. L'importante è che sia molto una palette molto neutrale. Per chi ama più i classici, io penso che sia meglio un trench di pelle normale, quindi non lucida. Però ho voluto comunque includere questo capo all'interno di questo video perché secondo me è uno di quei capi che sono perfetti per questo periodo primaverile e sono quei capi classici che vanno bene, che una volta che li comprate, io questo trench qui l'ho comprato 2-3 anni fa e ancora lo metto perché andrà sempre di moda, anche se, ripeto, rispetto al trench di Barbery's non è così versatile. Detto questo, ragazzi, io ho finito, spero che questo video sia stato per voi interessante, che se avevate in mente di fare un acquisto di un trench in particolare vi abbia dato qualche spunto e qualche suggerimento in più per farne lo styling e dove acquistarlo. Volevo concludere proponendovi una serie di alternative per l'acquisto del trench di Barbery's, perché capisco che pur essendo un investimento super valido non tutti abbiano le possibilità di farlo. Io è un investimento che ho fatto molti anni fa, se avessi dovuto farlo adesso, vista la situazione Covid, non avrei sicuramente avuto le possibilità, ma avete almeno due validissime alternative.